Emanuele Suager, il calcio a volte è strano. Inizia il campionato, un minuto poco più contro il Latina, ginocchio fra crack. Passano molti mesi, ritrovi il Latina, ma è una finale playoff. Sì, diciamo che è la mia rivincita, nel senso ho sofferto tanto con la partita lì, perché comunque sia stato dopo 3 minuti, non ho toccato neanche un pallone, è stato proprio... È bruttissimo, adesso ho la mia rivincita, ho la possibilità di rincontrare il Latina e voglio fare una grande prestazione, è il mio intento fare una grande prestazione per me e per il Pisa. Un avversario ancora una volta forte, che parte da assoluto favorito, il Pisa però ci proverà, anzi ha tutta la voglia di stupire ancora il mondo del calcio. Speriamo, nel senso il Latina non è forte, è fortissimo, perché comunque si è eliminato una squadra come la Nocerina, non era facile, perché la Nocerina era la favorita, secondo me era la favorita del nostro girone, sia per, sia per la promozione diretta sia per i playoff. Comunque sì, è stata eliminata dal Latina e quindi dobbiamo stare molto attenti, anche perché sono tutti giocatori di esperienza loro. Avrai ancora di fronte insieme ai tuoi compagni un reparto offensivo d'altra categoria, Danile Vicius, Barraco, Schette, tanto per dirne alcuni. Vabbè, ci alleniamo per l'anno prossimo. No, a parte gli scherzi, loro davanti sono una buona squadra, hanno dei giocatori che comunque sia Danile Vicius ha fatto la Serie A, quindi sono degli ottimi giocatori, noi daremo il massimo e faremo di tutto per alzare il muro dietro. Grazie molto.